parliamo con Stefano Lucchini della sconfitta di oggi. Insomma, si sapeva comunque che sarebbe stata dura e così si è rivelata in effetti sul campo. Sì, secondo me dopo un buon primo tempo, dove per la prima mezz'ora abbiamo tenuto molto bene, abbiamo iniziato a soffrire alla fine del primo. La grande qualità di questa squadra, nel senso, è inutile nascondersi, non deve essere un alibi, ma questa squadra ha qualità, struttura. Si è visto quei cambi che sono stati fatti in secondo tempo. Oggi è entrato Galluppini, che non è partito titolare, che è il capocannoniere del nostro campionato, quindi una gran bella squadra. Noi abbiamo cercato di tenere testa finché siamo stati compatti e loro hanno trovato poche situazioni. Siamo stati anche bravi a tenere, quindi a ripartirgli. Poi abbiamo concesso qualcosa su calci piazzati, perché la prima occasione loro viene su un colpo di testa nel primo tempo su un calcio d'angolo. Il secondo tempo, dopo il gol, secondo me abbiamo avuto un quarto d'ora dove non ci siamo ricompattati, abbiamo concesso il palleggio a loro, o meglio loro avevano grande palleggio, quindi noi cercavamo di uscire in pressione e quello permetteva loro di trovare delle giocate tra le linee per la grande qualità che hanno. E alla fine, secondo me, potevamo magari ridurre il gap di gol, magari farne uno, invece spesso arriviamo in area ma non fatichiamo a calciare in porta, fatichiamo a fare gol. Quello che hai già accennato, ti volevo chiedere, dispiace un pochino il fatto di due gol presi su calci di punizione, hanno colpito forse un po' troppo liberamente, si è perso poi l'attacco? No, perché sono tutti gol che vengono da quasi spizzata di testa a contatto con un giocatore della Pergolettese, quindi vuol dire che hanno grande qualità anche in quello. Noi in quello manchiamo, perché siamo una squadra che ha pochissima struttura, ha grande qualità magari nel gioco ma ha pochissima struttura, e purtroppo in quelle situazioni paghiamo, e oggi abbiamo pagato su due calci da fermo. Adesso insomma si deve ricominciare dopo una sosta molto lunga. Come sta la squadra, gli infortunati? Ma allora speriamo di riavere Zennaro già in settimana, perché non dovrebbe essere niente di grave, quindi speriamo di averlo a disposizione, così come Lepore potrebbe tornare. Piccardo è una cosa un po' più lunga e quindi vedremo i tempi. Per il resto siamo questi e dobbiamo fare di necessità virtù. Hai detto siamo questi, la classifica insomma è quella che ho, adesso dovrebbe essere ancora ai margini o più o meno nella zona play-out. Quest'ultima settimana di mercato ci si deve aspettare qualcosa o nulla? Non lo so, è una domanda che dovete fare alla società, nel senso che abbiamo parlato, io ho detto che secondo me ci potrebbe essere spazio per un paio di giocatori, però vediamo anche le uscite che ci possono essere e in base a quello magari fare delle entrate.